Credo che Firenze abbia fatto la migliore partita fino adesso perché abbiamo fatto un grosso passo avanti in queste ultime tre gare. Novara contro Casalmaggiore in casa e questa qui a Busto abbiamo fatto una triade molto molto positiva di crescita del gioco, di crescita degli automatismi, che è ovviamente un gioco. Il nostro è un gioco abbastanza complesso e avevamo bisogno, diciamo, di un forte contributo dalla seconda linea e ovviamente questo qui è quello che abbiamo trovato adesso, in quest'ultimo periodo, rispetto alle gare iniziali. Però era un po' preventivato, sapevo che all'inizio avremmo avuto un po' da far fatica, ecco, perché la squadra completamente nuova, gente che ha giocato poco insieme tra di loro e quindi c'era da fare parecchio dal punto di vista dell'amalgama. Come al solito, coach Bencarelli, quando c'è da scostruire, è uno dei tre giovani, sa dare Ma non è solo il discorso delle giovani, è più che altro costruire, nel costruire. senso che si fa un percorso, quindi Sì. con questa società stiamo guardando anche avanti, l'idea di dire che cosa succederà poi, che cosa succederà poi, quali possono essere gli sviluppi, e questo ovviamente a me dà stimoli importanti, all'ambiente dà stimoli importanti e ovviamente se le ragazze si riconoscono in un processo di crescita, ovviamente anche la squadra ne ricava tranquillità, serenità di lavoro e tutto giova, ovviamente. Ecco, che ambiente è questo di una società di San Casciano, È un vicino ambiente Firenze? lungimirante, un ambiente che sta costruendo una struttura sportiva di proprietà, quindi un contesto che sta investendo anche in cifre Parecchio, sì. importanti e parecchio per dare continuità e storia al contesto societario e quando chiaramente il connubio con la mia indole fortemente proiettata alla costruzione, non mi piace fare il mercenario, andare in giro di qua e di Certo, là, sì. quindi un'indole fortemente orientata alla costruzione da parte mia, con una forte propensione a investire molto tempo nel costruire l'ambiente da parte della società, ovviamente in questo momento sta dando reciproche soddisfazioni.